Allora, beh, forse ci sarebbe da arrossire, tanto per rimanere in tema di donne. Beh, sembrerebbe che siamo ben consapevoli che è un'opportunità per noi donne poter vivere la nostra vita in modo... spensierato? Più sganciato. Ho perso, diciamo... Ho perso! Diciamo la marchigiana è umbra. Sembra che alcune di noi, pur di poter approfittare di questa opportunità, accettino di far finta di sacrificarsi. Allora, fanno le regine. Sì, è perfetto. Stava benissimo. A me tanto, vorrei un marito straricco che mi riempisse le tasche di soldi da spendere, spendere, spandere. Alla faccia degli altri, eh? Pare che queste, per alcune di noi, pur di poter approfittare di questa opportunità, accettino di far finta di sacrificarsi per fondare un nucleo familiare. Ma noi dicevamo l'esatto opposto quando ci siamo intervistate. Il mio frigorifero, la mia casa, il mio armadio, soprattutto. Mi scusi, ma io ho sentito dire... Mi dia il carciofone. Ho sentito dire... Perché... Valeria! Basta. Buonasera, siamo qui a farci due domande tra donne. Allora, Valeria, vi presento Valeria, io sono Francesca e iniziamo questa strana intervista. Tieni, Valeria. Allora, senti, insomma, allora, eccoci qua, rifacciamo l'inizio. Mi sono persa, ma che cazzo stai a fare, Francesca? Ciao, quante volte al giorno vai al bagno? Vai, vai. Solo per poter non lavorare e far pesare questo a chi lo fa e a chi le mantiene. Il loro passare il tempo come vogliono alla faccia dei vecchi pensionati che invece non sono pratici di questo, no? Siccome noi do di Non avete fatto bene, porcaccia la minchia.